Ma ricordate che a me va il 50% come agente. Ma sei andato fuori di testa? Che stai facendo, kid? Kevin Musk, sei il figlio di un campione della Muscle League. Dimostra di essere degno del nome che porti. Solo perché mio padre è stato un eroe non vuol dire che il mio destino sia imitarlo. Io non sono un eroe, anche se mio padre ha fatto di tutto perché io lo diventassi. La medaglia della regina. Mio padre fu insignito dell'onorificenza più alta di sua maestà ed egli era determinato a far sì che io seguissi le sue orme. Il grande Robin Musk cercò di modellarmi a sua immagine. Non faceva altro che farmi studiare e allenare senza un attimo di tregua. Io non avevo amici, non conoscevo divertimenti. La maggior parte dei bambini ricorda con gioia il tempo trascorso con la propria famiglia, ma i miei ricordi erano molto diversi. Più gli anni passavano, più diventavo forte. Crescevo in fretta, col disperato bisogno di sentirmi libero. La mia casa divenne la strada. Finalmente facevo quello che volevo, quando volevo io. Niente e nessuno intralciava il mio cammino. Ehi, fila via! Il duro addestramento mi tornò utile sulla strada. E ci provavo gusto. Per un po' scaricai le mie frustrazioni sulle bande che circolavano per Londra. Ma non era abbastanza. Poi, nella mia vita, arrivarono loro. Mi offrirono una famiglia. Non era ciò che sognavo, ma immaginate cosa provai al pensiero che mio padre avrebbe saputo che mi ero aggregato ai DMP. Come potete intuire, fu quella la molla che mi fece decidere. Che ironia della sorte, il figlio di un campione della Muscle League che diventa un membro del suo peggior nemico. E adesso la sola cosa che potrebbe far soffrire ancor più mio padre sarebbe vedermi annientare la sua preziosa piccola squadra, a cominciare dal figlio di King Muscle. Che cosa ti ho fatto? Per cominciare hai sconfitto avversario, se poi Boa Conda, due fra i migliori di noi DMP. E inoltre sei entrato nella Muscle League ed hai giurato di distruggerci. E questo non è carino. Ma peggio ancora, non usi il filo interdentale e questo mi manda in bestia. Beh, è arrivato il momento di battersi per una giusta causa. Sai, è un po' che non vado dal dentista. E non bisogna mai trascurare i denti. Che diavolo!